Un affettuoso saluto a voi tutti. L'occasione dell'accoglienza nelle nostre comunità della terza edizione italiana del Messale Romano ci dà, sempre come è capace di fare il Signore attraverso la sua Chiesa, ci dà da puntare gli occhi su qualche cosa di essenziale. Perché? È una vera e propria opportunità per le nostre comunità questa accoglienza del nuovo messale, perché ci chiede di essere comunità che ripartono dalla Eucaristia, che celebrano di domenica in domenica, nel giorno del Signore e nel giorno della Chiesa, perché è quello il giorno in cui il Signore convoca la sua Chiesa, la ammaestra con la sua parola, che è contenuta nelle Sacre Scritture, e molto più la nutre con il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Dunque l'Eucaristia è il fatto serio della Chiesa, ce lo ha ricordato il Concilio Vaticano II e la riforma liturgica avviatasi a partire proprio dalla ricezione della Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium. Più dunque la Chiesa è una Chiesa eucaristica e più capisce chi è e qual è il suo mandato, la sua missione nel mondo. Se tutti i convocati nella Santa Assemblea, appunto per la sinassi, per il convito eucaristico, annunziano la morte del Signore, se proclamano tutti la sua resurrezione nell'attesa della sua venuta, allora i discepoli attueranno nella vita quanto hanno celebrato nella fede. Allora il fate questo in memoria di me sarà la sorgente del fare dei discepoli, della fede operosa dei discepoli. Come ho fatto io, così fate anche voi. Il Signore che dona la sua vita, perché tutti abbiano vita. Il memoriale della Pasqua del Signore ci raduna e ci rende un'unica cosa, centro della comunione dunque e della missione della Chiesa. Una Chiesa assembleare, convocata e che conviene, arricchita di ministeri e di doni, che accoglie con grande riconoscenza, gratitudine, per questo fa anche il rendimento di grazie. L'Eucaristia ci rende inviati a testimoniare che fino a tanto siamo amati da Dio. Dunque non saremo riuniti per accogliere eventuali cambiamenti dei formulari del Messale, ma prima di tutto ci riuniamo perché questa è l'opportunità di ritornare ad una partecipazione consapevole, attiva, proprio a motivo della percezione della presenza del Signore, una partecipazione consapevole all'Eucaristia domenicale. E quindi da qui la cura della celebrazione, l'arte della celebrazione, non perché dobbiamo cadere nel fissismo rituale, ma soprattutto perché vogliamo gustare le varie parti del rito, dove gusteremo la diversità della presenza, diversificata presenza del Signore Gesù in mezzo a noi. Dunque auguro che questa sia un'opportunità perché le nostre comunità ritornino ad essere gioiose, capaci di incontrare il Signore, ma soprattutto di accogliere l'invio alla missione. Ite missa est. L'Eucaristia è essa stessa invio. Buon ascolto e auguri per tutte le nostre comunità per questo rinnovato dono che ci viene fatto. In questi giorni il nostro Vescovo, insieme a tutto l'Episcopato italiano, ci consegna la nuova edizione del Messale Romano. È un'edizione che cominceremo ad usare a partire dalla prima domenica di Avvento, il 29 di novembre. E come Chiesa di Sicilia, proprio per scelta di comunione tra tutte le chiese della nostra isola, cominceremo a usarlo proprio in quella prima domenica fino a Pasqua. Pasqua è il 4 aprile del 2021, quando questo testo diventerà obbligatorio per tutte le chiese d'Italia. Il testo che è stato appena pubblicato, in realtà, non è un nuovo messale,
ma una nuova edizione, dunque per l'esattezza la terza edizione del Messale in lingua italiana. È la traduzione in italiano della Editio Typica Tertia, che è stata pubblicata già nel 2002. Subito dopo il Concilio Vaticano II fu pubblicato il nuovo Missale Romanum, siamo nel 1970, e appena 3 anni dopo fu pubblicata la prima edizione in italiano nel 73. 2 anni dopo ancora, 75, si ritenne necessario dover pubblicare una nuova edizione del Messale in latino, l'Editio Typica Altera. E dopo 8 anni, nell'83, fu pubblicato il Messale in lingua italiana che usiamo fino ad oggi, ancora oggi. E nel 2002 la terza Editio Typica in latino. Ora sono passati già 18 anni da quella pubblicazione. Come mai? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: ma cos'è il Messale? È certamente uno dei libri liturgici necessari per la celebrazione eucaristica, non è il solo, è necessario anche, per esempio, il libro del lezionario. In italiano sono stati pubblicati nuovi lezionari nel 2008, ma il Messale è anche un testimone. È un testimone custode della fede, così potremmo definirlo. Infatti c'è un rapporto strettissimo tra ciò che la Chiesa crede, la sua fede cioè, e ciò che la Chiesa celebra, e quindi ciò che essa vive. Il Messale dunque contiene la fede della Chiesa, la custodisce e attraverso l'azione rituale la rende lode a Dio. Rende questo rendimento di grazie al Padre per Cristo nello Spirito Santo. Ecco perché è il primo ed essenziale strumento per una degna catechesi dei misteri, oltre che il fondamento più solido di una efficace catechesi liturgica, così ci dicono i vescovi nella presentazione al Messale al numero 5. Ed ancora i vescovi continuano al numero 6: esso è una sorgente di vita e di luce, potremmo dire a cui attingere per nutrire il nostro cammino di fede. Se questo è il Messale, allora comprendiamo il motivo per cui era necessario che fosse tradotto col tempo dovuto. La sua realizzazione mette insieme due esigenze. Da un lato, tradurre il testo latino, l'editio tipica. Nel rito latino viene innanzitutto pubblicato il testo latino che è per tutte le chiese di rito latino sparse per il mondo. Quello diventa il testimone, il modello a cui attingere per le traduzioni. Quindi, prima esigenza, tradurre dal testo latino. La seconda, tener conto delle due edizioni precedenti del Messale in lingua italiana, che ormai chiaramente hanno fatto tradizione. Sono 50 anni di storia, quasi. Per quanto riguarda la traduzione in lingua italiana, si è tenuto conto di due documenti importanti. La prima è l'istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia, che è chiamata Liturgiam Authenticam, emanata già nel 2001 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, allora presieduta dal Cardinale Ratzinger. Questo documento chiede di tradurre in modo letterale e non per equivalenze, come avveniva in passato, i libri liturgici. Per tradurre, per esempio, i nuovi lezionari, si è dovuto tener conto proprio di questo documento. Ma c'è un altro documento di cui si è tenuto conto, un documento molto più recente, emanato da Papa Francesco, è il motu proprio Magnum Principium del 2017. Con questo documento il Papa restituisce alle conferenze episcopali la responsabilità delle traduzioni dei libri liturgici nelle lingue nazionali,
affinché proprio si possa valorizzare meglio la diversità di popoli ed etnie nella liturgia. Ora possiamo per esempio cogliere cosa significa tradurre in maniera letterale e quindi quali problemi i vescovi e gli studiosi che hanno lavorato alla traduzione hanno dovuto affrontare. Per esempio, nelle parole di consacrazione sul vino si dice a un certo punto: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Come tradurre pro multis? Se dovessimo tradurre in modo letterale dovremmo dire per molti, ma in italiano renderebbe per molti sì, ma non per tutti. E allora, prima difficoltà. Abbiamo però qui una tradizione nella nostra Chiesa italiana. I messali in precedenza questa espressione l'hanno tradotta per tutti. E allora ecco la scelta di lasciare proprio il pro multis in per tutti. Un altro esempio, qui penso ben riuscito, di traduzione in senso letterale. Per esempio si dice nella seconda preghiera eucaristica, nel suo incipit, subito dopo il prefazio, in latino: hic ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica. La nuova edizione del Messale traduce quel rore in rugiada, la rugiada dello spirito, e recupera una bella immagine molto cara, per esempio, alla scrittura. Nel 2019, proprio alla luce anche di quanto il Papa dice nel Magnum Principium, in questo motu proprio, cioè che la responsabilità delle traduzioni dei libri liturgici nelle lingue nazionali spetta alle conferenze episcopali, proprio per valorizzare le legittime diversità di popoli ed etnie nella liturgia, e allora ecco che la CEI, la Conferenza Episcopale, consegna la traduzione definitiva del nuovo Messale alla Congregazione e il Papa, dopo qualche mese, l'approva. Da qui il nuovo Messale. Cosa significa dunque accogliere questo nuovo libro liturgico? Significa coglierne tutte le potenzialità che esso contiene, in ordine alla vita pastorale di tutte le nostre chiese. L'approccio a questo nuovo testo non può essere per una mera ricerca delle novità, che in vero dobbiamo riconoscere sono davvero poche. È compito dunque dei presbiteri, di tutti gli operatori di pastorale liturgica, delle nostre parrocchie, dei ministri istituiti, accoliti, lettori, ministri straordinari, catechisti, approfondire lo studio di questo testo per coglierne nutrimento e nuova linfa per la vita pastorale delle nostre comunità ecclesiali. La versione italiana dell'editio tipica tertia del Messale romano porta non poche novità. Se guardiamo all'insieme dei testi eucologici, ossia le preghiere pronunziate dal presidente. Per ciò che concerne invece il rito della messa, nelle parti che spettano all'assemblea, le variazioni sono piuttosto ridotte. In questo intervento mi limiterò quindi a riportare ed evidenziare, anche grazie ad un supporto grafico, ciò che di nuovo troviamo nella terza edizione del Messale romano in lingua italiana, rispetto alla seconda edizione che abbiamo utilizzato finora, cercando di proporre alcune delle motivazioni che hanno portato ad assumere certe scelte. È importante sottolineare, come ci ha ricordato anche il professore Maggiani nell'incontro tenuto al clero di Palermo il mese scorso, che non si tratta di un nuovo messale. Lo stesso Papa Francesco ha affermato che questo è il messale del Vaticano II, il messale di Paolo VI. Siamo dunque dinanzi ad una nuova edizione e ad una nuova traduzione del Messale romano. Procediamo dunque con ordine riguardo le novità che troveremo, seguendo la sequenza rituale della celebrazione eucaristica. Nella prima forma dell'atto penitenziale, che prevede la recita del confesso, è stato inserito, per l'appunto, nel testo del confesso, accanto al termine fratelli, anche quello di sorelle,
sia nella sua prima parte che nella seconda parte. Questo è stato fatto nella prospettiva di un linguaggio inclusivo, come si legge anche al numero 4 della presentazione dei vescovi italiani al Messale stesso. Nella terza forma, prevista per l'atto penitenziale, che prevede l'alternarsi dei tropri all'invocazione del Kyrie eleison, la dizione in lingua greca, appunto Kyrie eleison, costituisce l'unica indicazione, senza possibilità di essere sostituita con l'invocazione Signore pietà, come è stato finora. Anche nel Kyrie, che conclude la prima e la seconda forma dell'atto penitenziale, la prima opzione è data dalla lingua greca, cui segue l'opzione della lingua italiana. La traduzione con Signore pietà dell'espressione Kyrie eleison mortifica questa stessa. Kyrie eleison è espressione che non si limita a chiedere perdono, ma anche ad acclamare al Signore. E fa parte di quelle espressioni che potremmo dire intraducibili, come altre ne conosce la liturgia, quali alleluia, osanna. Inoltre l'utilizzo della dizione greca non opera quello smembramento quando vengono pronunziati i tropi tra Signore e abbi pietà di noi. L'inno del Gloria, Gloria a Dio. Nella sua frase di apertura suonerà così: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore e non più agli uomini di buona volontà. Questa nuova traduzione segue la nuova traduzione, per l'appunto, della Bibbia CEI del 2008. C'è da sottolineare che la frase amati dal Signore costituisce un'espressione che non riporta esattamente la traduzione di Luca al capitolo 2, versetto 14 della Bibbia del 2008, che dice più precisamente gli uomini che egli ama. Si è preferito appunto tradurre, riportare amati dal Signore per permettere una migliore cantabilità dell'inno. In ogni modo possiamo affermare che tale espressione, la nuova, permette al Gloria di guadagnarne in teologia, come ha fatto notare un articolo in una nota rivista di liturgia, perché la benevolenza nel Nuovo Testamento è la molla del disegno salvifico di Dio e noi le siamo l'oggetto, i destinatari e non il soggetto. Altro importante elemento di variazione, anche questo dettato dalla nuova traduzione della Bibbia CEI del 2008, è dato dalla preghiera del Signore, nella sua chiosa. Al non indurci in tentazione sarà sostituito il non abbandonarci alla tentazione. Questa variazione è accompagnata da un'aggiunta nella frase precedente, dove l'Assemblea dirà: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. L'invito pronunziato da chi presiede o dal diacono, se presente, a scambiarsi un segno di pace, come riporta la seconda edizione del Messale, è sostituita dal scambiatevi il dono della pace. Colgo l'occasione per sottolineare che nella nuova edizione del Messale romano in italiano sono state inserite le parti cantabili direttamente nel testo del rito della messa, e questo è stato fatto proprio per favorire il canto della liturgia. Altro cambiamento, ed è l'ultimo di cui ci interessiamo qui, che tocca tutta l'assemblea costituendo la prima battuta pronunziata dal presidente del dialogo che prepara i fedeli alla comunione sacramentale, è l'invito alla cena del Signore. La nuova traduzione dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oltre ad uno scambio di posizione delle due espressioni costituenti questo invito, si nota anche la ripetizione del termine agnello, che rimpiazza il Signore dell'espressione italiana precedente. Questa nuova traduzione traduce, per l'appunto, con maggiore fedeltà l'originale latino e ripristina la sequenza dello stendere, ecco, dell'invitare, beati, e del rispondere, o Signore, che le precedenti traduzioni del 1983 che abbiamo utilizzato finora aveva stravolte, nella quale si era preferito sostituire i termini agnello Signore per evitare ripetizioni in uno spazio piuttosto ridotto. Quindi queste le principali novità.
altre come la variazione di alcune espressioni nelle preghiere eucaristiche, nella traduzione delle collette o altra ancora, saranno trattate in ulteriori interventi. Io vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro un felice utilizzo della nuova edizione del Messale Romano.